Ciao! Stasera Ciao! prepariamo il ketchup, naturale sempre però, eh? Fatto in Fatto in casa casa. per bagnarci le polpettine, tutte le cose buone. Facciamo questa ricettina veloce del ketchup fatto in casa, naturale, biologico e sano. Infatti noi non lo compriamo più quello là in commercio e facciamo sempre questo qua. E così ci potete bagnare gli hamburger vegetali che abbiamo fatto, le Le polpettine polpettine di di quinoa. quinoa e noi ci facciamo anche i panini, insomma un po' di tutto. Aspetta, facciamolo vedere questo qua. Concentrato di pomodoro naturale e biologico. E comunque in alternativa potete anche utilizzare una passata di sugo biologico, insomma quello che volete voi. Questa è una ricetta molto molto veloce, veramente Allora, fast ecco qua. food. Vai, dai. Mettiamo un pochino di paprika e un pochino di curry. Poi ovviamente le spezie sono molto soggettive. Io vi dico quelle che metto io, una puntina. Ok, curry. Poco. Ok. Poi ci mettiamo un pizzichino di origano e un pizzichino di erba cipollina. Anche queste bio, sono tutte bio. Che spezia tipo queste qua che io le trovo tranquillamente al supermercato e sono già un mix di spezie. Vedete, dentro c'è rosmarino, bacipollina, aglio, c'è tutto dentro. Poi ci mettiamo Mettiamocelo. un pochino, metticelo pure di questo qua. Poi un pizzichino di sale rosa. Vabbè, pure se lo mettete bianco, Va bene comunque, ok. E poi un po' di peperoncino, io uso questo qua che è polverizzato, insomma così si scioglie meglio rispetto a quello là che è a pezzetti. Un po' di aceto di mele, vi consiglio l'aceto di mele perché è molto molto più delicato il gusto rispetto a quello là di vino. Ok, inizia a mescolare. Poi ci mettiamo anche un po' di olio extravergine d'oliva, così diventa ancora più saporito, sempre un cucchiaino. Ok. Di acqua. Mescola, mescola, mescola. Facilissimo. Un po' di tabasco ce lo vogliamo, eh? Sì, allora il tabasco però è facoltativo, perché comunque già abbiamo messo una puntina di peperoncino, poi viene troppo piccante. Se vi piace piccante, metteteci anche un po' di tabasco, che dà anche a me piace molto, a me piacciono vabbè, moltissimo questi piccanti, dà quel sapore un pochino piccantino, ancora più agrodolce. Aspetta, questo è un po' dentro. Alza il Ah, concentrato. tabasco. Guarda com'è bellino il nostro ketchup. È troppo buono. Lo zucchero non ce lo metto perché comunque il concentrato di pomodoro già è un pochino dolce. Perché il pomodoro sai, no? Che è un po' dolce. Quindi a me piace così. Assaggia, Assaggiamo. assaggia. Buono. Buonissimo, è Buono. vero? E poi ha un sapore veramente naturale di pomodoro intenso, no? Quelle cose zuccherose di ketchup veramente artificiali. Questi pure li faccio io, qualche volta se la Buono, volete ricerca. ketchup. Che cosa? I Fagli canallini, vedere. Ah, sei andata a prendere il tarallino, vuoi li ho mangiare solo col fatto ketchup? Bravo! E fai vedere com'è buono. Ah, hai capito? Stai facendo lo snack. Bravo! E fammi assaggiare proprio. pure a me. Questi tarallini sono fatti. Sono fatti in casa, tutto fatto in casa. A me piace tantissimo. Questo ketchup così mi piace tantissimo perché, ripeto, non c'è quel sapore dolciastro e sa proprio di pomodoro naturale biologico, veramente buono. Questo qua lo mettete in un barattolino chiuso, lo potete anche conservare tranquillamente nel frigo. Veramente buono.
ve lo consiglio. Vabbè. Allora, che c'è un bello mattino? Ketchup number one. Ketchup italiano. Ketchup napoletano. A pomarola. La pomarola forte. Quindi questa era la nostra piccolissima ricettina di ketchup, veramente semplicissimo. Speriamo che possate apprezzare questo piccolo consiglio che combinate, sboccate tutta la tovaglia, non fa niente, va chi? Yeah. Salutiamo, saluta le tue fan. Ci vediamo al prossimo video con tarallini in bocca. Lo vedete il video dei tarallini? Fateci sapere che ve lo facciamo. Ciao! Ciao.